primo attacco del PD di Omegna al sindaco Paolo Marchionni, diventato navigator per il reddito di cittadinanza dopo aver vinto un apposito concorso. Non abbiamo dubbi sul fatto che il nostro sindaco abbia compilato in maniera esemplare il test, dicono, ma ci domandiamo come sia stato possibile che tra i requisiti di accesso al concorso non fossero previste condizioni di incompatibilità in presenza di richieste corredate da un curriculum come quello del sindaco di Omegna, avvocato di professione, sindaco di un comune di 15.000 abitanti, componente del CDA di una società a capitale pubblico come Tecno Acque. Iniziato il conto alla rovescia per la vendemmia in Ossola, si partirà a fine agosto. Buona la qualità attesa, in calo rispetto allo scorso anno la quantità. Le prime uve a essere raccolte saranno quelle destinate alle bollicine. Inizieremo con ogni probabilità il 28 agosto, riferisce Edoardo Patrone. Spiega che in una prima fase si vendemmieranno dai grappoli di nebbiolo solo gli acini nella parte bassa, quelli che hanno preso meno sole, perché l'obiettivo è un contenuto grado alcolico che poi sarà incrementato con la spumatizzazione, unito a una buona acidità. Diventeranno uno spumante rosé. Primo posto per Germignaga, secondo posto per Sunna e terzo posto per Pallanza. Ecco il verdetto della 47esima edizione del Palio Remiero in notturna, organizzato a Verbania, con il quinto palio in rosa andato alla squadra della Lombardia, che ha battuto il Piemonte in un match a due dopo il mancato arrivo dell'equipaggio della Liguria. Una serata che ha visto ben tre squalifiche per Intra, non senza polemica dopo aver stravinto la sua batteria, Levio estromesso dal secondo posto finale e Omegna a causa di un tuffo irregolare. Dorme il letto calcio, le nostre armi, entusiasmo, gioventù e tanta fame. Così l'allenatore Ulisse Razza parla della prossima stagione in promozione. Lo abbiamo incontrato in occasione di uno degli allenamenti agostani con i suoi ragazzi. Descrive un campionato difficile con 5-6 squadre attrezzate per ambire al salto e con un dorme il letto che vuole dare fastidio a tutte e piazzarsi nella parte sinistra della classifica.